Adesso lo stesso capo delle forze armate, nonché uomo forte dietro al nuovo governo, generale Al-Sisi, a chiedere il sostegno della piazza. Il generale ha lanciato poco fa un appello a manifestazioni di massa per venerdì prossimo. Vuole un mandato, ha detto, per combattere il terrorismo. Al-Sisi ha detto anche di voler continuare a impegnarsi per la riconciliazione nazionale e che non vuole violenze. Ma a questo punto sembra proprio che le due parti in lotta in Egitto, l'esercito e la Fratellanza Musulmana, stiano andando verso lo scontro diretto con conseguenze imprevedibili per il paese. Perché intanto l'Egitto, dopo il golpe del 3 luglio e la deposizione del presidente eletto Mohamed Morsi, non riesce a uscire da una spirale di violenza che ha già fatto quasi 200 vittime. Queste immagini sono arrivate stamattina all'alba da Mansoura, nel delta del Nilo, dove un'esplosione davanti a una stazione di polizia ha provocato un morto e una trentina di feriti tra gli agenti. Proprio a Mansoura, venerdì scorso, in una manifestazione della Fratellanza Islamica per chiedere la liberazione di Morsi, tre donne erano state uccise. Dall'inizio della settimana i morti in tutto sono già 13, anche nella capitale, il Cairo, dove violenti scontri tra oppositori e sostenitori di Morsi si sono scatenati intorno a piazza Tahrir. E preoccupa anche la situazione nel Sinai, dove il governo provvisorio deve fronteggiare una specie di insurrezione strisciante che ha provocato altri 40 morti tra forze di sicurezza, civili e militanti, tanto che ieri Israele ha deciso di rafforzare le difese proprio al confine col Sinai. Intanto resta sconosciuta la sorte di Mohamed Morsi, mentre si moltiplicano gli appelli perché il deposto presidente venga rilasciato. Oggi alle richieste internazionali si è aggiunta quella del Qatar, piccolo ma molto influente paese del Golfo Persico. Nei giorni scorsi i figli di Morsi, in una conferenza stampa, hanno detto che denunceranno il nuovo governo davanti ai tribunali egiziani e internazionali se Morsi non verrà rilasciato. Ma il presidente è scomparso letteralmente nel nulla. Dal 3 luglio nessuno, né familiari, né medici, né legali, ha potuto contattarlo. I militari si limitano a dire che è detenuto in un posto sicuro per garantire innanzitutto proprio la sua incolumità.